Quale fu il ruolo di Torino nella Grande Guerra? Se ne è parlato nella Due Giorni organizzata dall'Associazione Consiglieri Regionali con l'Università di Torino. Dal titolo Torino nella Grande Guerra, società, politica e cultura in un grande centro industriale. L'iniziativa, che si è aperta a Palazzo Lascaris, ha presentato i risultati di una serie di ricerche. Il capoluogo piemontese, benché lontano dalla zona di combattimento, fu coinvolto nello sforzo bellico e ne uscì profondamente trasformato. Per la sua natura di grande centro industriale e per la vivacità delle relazioni sociali, politiche e culturali che vi si intrecciavano. Anche il ruolo di Torino è un argomento che è stato sviscerato e analizzato nel convegno a Palazzo Lascaris. Sì, ci è sembrato, come Dipartimento di Studi Storici dell'Università, di poter contribuire alle commemorazioni della Grande Guerra con un insieme di ricerche su come in concreto nella città di Torino furono vissuti gli anni della guerra. Da più punti di vista, la mobilitazione industriale, l'associazionismo, l'assistenza civile, il problema dei profughi, aspetti culturali. Ci è sembrato che focalizzare l'attenzione sulla vita della città, un grande centro industriale già all'epoca, protagonista di uno sforzo di sostegno alla guerra, ma anche di tante discussioni nella città, tra le forze politiche e culturali, tra i grandi quotidiani che si stampavano in città, sul senso della guerra, sui suoi obiettivi, sui sacrifici che costava. Torino non era in prima linea, eppure ha svolto un ruolo fondamentale nel contesto della prima guerra mondiale, la Grande Guerra, a cominciare dal nascere della discussione interventisti neutralisti. Sicuramente Torino è una grande città, allora non era più capitale, come ovvio, ma era la capitale forse dell'elettrovia assieme a Milano. La grande industria ha fornito un apporto fondamentale per lo sforzo bellico. La cittadinanza viveva la guerra, molti nella città giolittiana erano contro la guerra. A quel tempo i moti del 1917 ricordano questo, ma la complessità appunto di una grande città come Torino, che al tempo stesso aiuta la guerra e critica la guerra, è stata al centro delle discussioni del convegno assai opportunamente organizzato dal Dipartimento dell'Università di Storia qui a Torino. Ma Torino era anche il cuore dei Savoia e quindi era anche il cuore dell'apparato degli ufficiali che combatterono la Prima Guerra Mondiale. Certo, Torino e il Piemonte hanno una grande tradizione militare. Sabauda, su cui ha scritto alcuni anni fa parole ancora fondamentali, Walter Barberis, e questa tradizione militare sabauda, si incrocia con la Grande Guerra Nazionale, a questo punto non più Savoia ma Italia, e Torino, esaminare cosa avvenne a Torino, cosa pensavano gli uomini e le donne di Torino, in divisa o meno, è fondamentale per dare una risposta a come l'Italia liberale del tempo affrontò la guerra.